Buonasera! Siamo qui in questa sala grandiosa del pianeta. Voi, cari marziani, ci state ammirando, estasiati per la nostra bellezza, mentre noi vi stiamo osservando un po' schifati per il vostro aspetto fisico piuttosto orripilante. In compenso però apprezziamo la vostra intelligenza. È un giorno memorabile perché un gruppo di terrestri è stato invitato sul vostro pianeta per confrontarci con voi marziani. Per favore, paparazzi, papi e razzi, via, via, via! Non abbiamo bisogno di voi. Ognuno faccia la sua parte. Ognuno svolga il suo ruolo con dignità. Il papa faccia il papa. Il papà faccia il papà. Il fotografo faccia il fotografo. Ma lo faccia con dignità e scrupolosità, senza bisogno di ricatti, ad esempio senza fotografare qualche divo o famoso personaggio mentre si scaccola, per poi chiedergli un'esorbitante cifra di denaro per non pubblicare la foto scena. Ecco perché il mondo sta andando alla rovina. Perché tanti rivestono ruoli che non gli competono. E non c'è di peggio quando usano il posto che occupano per sentirsi superiori o se abusano del loro potere. Ecco i marziani invece, a differenza degli esseri umani, loro si sentono uomini, o meglio, marziani. Hanno una dignità marziana. Noi invece abbiamo perso la dignità umana. Provate ad immaginare di incontrare un medico umano, un'insegnante umana, un carabiniere umano, un vigile umano, un avvocato umano, un infermiere umano, un venditore umano, un artista umano, uno scrittore umano, un sacerdote umano, un giudice umano, un architetto umano. È tutta un'altra cosa. Il nostro pianeta sembrerebbe davvero più bello. Invece spesso incontriamo persone che rivestono il proprio ruolo, magari con maggiore o minore competenza, e poco umane quando focalizziamo direttamente lo scopo. I soldi, la gloria, il potere e soddisfacendo la propria superbia, tirano avanti convinti del proprio valore, senza servire il proprio fine, calpestando la sua vita. Un vero squallore. Torniamo a noi. Vi presento un campione che non è il solito campione convenzionale, banale, scontato. È una persona molto affine a voi marziani per il modo di pensare. Si chiama Sole. È proprio un sole che illumina le coscienze oscure. Adesso lo intervisto. Sole, per quale squadra tifi? Tifo per tutte le squadre, altrimenti sarei di parte. Ed io invece non voglio fare discriminazioni. Per me una squadra vale l'altra. Anzi, per essere più preciso, spero sempre che vinca il migliore, come giusto che sia. Perché, ad esempio, dovrebbe vincere una squadra solo perché ha avuto più fortuna? Tipo per la Juve, l'Inter, il Palermo, Busto Arsizio, Canicattì, Umbria, Calabria, Messico, il pianeta Terra e il pianeta Marte. Complimenti! Un applauso! Questo sì che è un campione, un vero campione di umanità. Adesso assisteremo ad una partita di calcio, via satellitare. Si può vedere sia nel pianeta Terra che nel pianeta Marte. Si tratta di due squadre molto unite e in competizione tra loro. Le zebre contro le giraffe. Le zebre mostrano quella fierezza che le giraffe non hanno. Le giraffe sono austere, eleganti, ma sanno il fatto loro. Il portiere giraffa para la palla con la testa storcendo il collo. Eccezionale! Hanno vinto quest'ultime! La Juve è molto triste. Adesso silenzio! Silenzio assoluto. Si
battono altre due squadre di estrema importanza, gli elefanti contro i cavalli. I primi sono pesanti, troppo flemmatici, ma in compenso usano la proboscide per passarsi la palla o per parare. I cavalli sono decisamente più atletici, più raffinati, sono formidabili a calciare, danno i tuoi calci con una potenza tale che spesso succede che ti facciano male o addirittura la palla arriva tra la platea. L'arbitro è un essere umano, roba da pazzi. Si tratta di un pachiderma, un uomo di 170 kg. Ma che razza di arbitro hanno messo? Fa pure fatica a muoversi, talmente il suo peso. Non usa il fischietto, ma emette potentissimi ronchi. Quando le due squadre giocano durante un temporale, succede un po' di caos, perché i suoni si confondono con i tuoni e i calciatori tergiversavano perché non capiscono se si tratta di un segnale dell'arbitro o di un tuono. Come dicevo, spesso capita che i cavalli, coi loro calci, facciano male alle enormi zampe degli elefanti. Altro che rispetto umano, ma cosa dico? Altro che rispetto animalesco. Non si rispettano nemmeno gli animali tra di loro. Siamo impazziti. Il calcio è una cosa seria. E mi sa tanto che si è creato un vero caos tra queste bestie inferocite che sul campo vogliono vincere ad ogni costo. Bestie spietate che vorrebbero comportarsi come esseri umani, ma in realtà sempre animali resta. Come può un pallone far impazzire tante teste calde? L'essere umano ha perso la testa, ma l'animale non è da me.